Ciao e benvenuto a Film Vision, dove chi racconta il cinema consiglia il cinema. Torniamo alle web series sul mondo giovanile. Pur se uscita qualche tempo fa, è una chicca che gli amanti delle storie fresche e divertenti non possono perdere. Le cose brutte, ma è solo il titolo, perché poi arrivano cose molto valide. È tecnicamente il prequel di Kubrick, una storia porno, ma è anche molto più riuscito. Si incentra su come si sono conosciuti i personaggi della serie. Sempre da un'idea di Ludovico Bessegato arriva una web series premiata a Roma Web Fest su storie di coinquilini molto strambi che reinterpretano i problemi di tutti i giorni in un'ottica maldestra. C'è un ossessionato da Razzol, chi fa scommesse più che disgustose, compagni di stanza passivi e aggressivi. Come in un'altra serie già trattata a Film Vision, tutte le ragazze di una certa cultura, anche in Le cose brutte è lo stile ad essere qualcosa in più che solo e semplicemente stile. È un motore narrativo che macina attenzione. Nel web siamo affogati dagli stimoli e puntare l'attenzione anche solo per 2 minuti di fila è un'impresa. Le cose brutte ci riesce con un mix di registri sensati per il formato in cui nasce. Le trame sono sketch allungati ma non annacquati. Sono comici ma con un intreccio che funziona, non complesso ma comunque interessante. Più che la regia, a far funzionare tutto è il montaggio di immagini e suoni. Tagli veloci e ritmici, alternati con le tracce grafiche che con le web serie hanno trovato nuova vita, perché danno più informazioni in meno tempo. L'uso dell'audio in Le cose brutte somiglia a quello delle radio, una base in sottofondo che tiene viva, sotto traccia, l'attenzione e, subconsciamente, non distrae lo spettatore. Tipico della web serie che funziona è anche l'alta targetizzazione, cioè storie destinate ad un pubblico preciso. I giovani che vivono tra internet e precarietà economico-sentimentale, meglio se universitari fuori sede. C'è il mondo delle app, quello del couchsurfing, il citazionismo filmico, la politica e poi il filo più che robusto, il sesso. Tutto raccontato con una leggerezza e un incedere che solo il web può dare e sostenere. Calzate le interpretazioni di Flavio Furno, Dario Aita e Caterina Fornaciai. Pochi però 4 episodi. La serie ha un potenziale altissimo. Sbrigatevi a vederla e a continuarla. Diteci le vostre web series preferite sulle nostre pagine Facebook e Twitter. A presto e buona visione!